But it's wrong, because Swami has already taken one of the stones away. And Swami said, no, no, it's not that. Lui disse, Swami, mentre stavo creando l'anello per te, un pensiero mi attraversò la mente. Pensai, questo anello sarà appropriato per la vita di Hislop? Vedete, questo è molto importante. Per un momento la sua concentrazione ha avuto un'interferenza. E il processo di creazione dell'anello ha subito delle conseguenze. Vedete, Swami fa tutti questi artifici, giochi per le persone, come voi avete potuto sperimentare anche a Vrindavan, che sia stato un anello o un orologio. E la domanda è, come sono venuti, da dove sono arrivati questi oggetti? E Swami disse, io li prendo da alcuni posti dove vi sono dei lavoratori che li fanno. E disse, e io dissi, ma cosa significa questo? Vedete, il vaso è composto da atomi, da energia o da qualcosa che è composto da energia. E questa energia è qualcosa che vibra su diverse frequenze. E allo stesso modo un oggetto come un orologio, e anche questo è fatto di materia che vibra a diverse frequenze e lunghezze d'onda. Ora, un maestro di creazione come Swami, per lui non è difficile modificare la vibrazione dell'aria, per esempio, o la frequenza degli atomi nell'aria, alle frequenze, al tasso vibratorio del metallo di un anello. Nessun problema per Swami a fare questo. Avete domande? Dottor Hislop, so che la preghiera può avere un effetto tremendo, ma sono curiosa di sapere che cosa succede realmente quando si prega per qualcun altro. E lei sa che cosa è stato detto? Swami può cambiare il destino per quella persona per cui si sta pregando? E la seconda parte della domanda è, qual è il miglior modo di pregare per un'altra persona? Ho chiesto a Swami sulla preghiera e lui ha detto, c'è una risposta molto importante. Egli ha detto che è molto importante pregare per ciò che hai, di cui hai bisogno e addirittura per ciò che desideri avere. Ma la preghiera deve essere fatta con una buona voce, forte, non come un borbottio o solo con un pensiero. Egli ha detto che ci vuole una voce forte, non so per quanto tempo la donna dovrà urlare, ma disse che è necessaria una voce forte. E disse, per esempio, una madre conosce molto bene il suo bambino e sa quando ha fame o quando avrà fame, quindi deve affrettarsi a dar da mangiare al bambino quando piange. Così allo stesso modo succede con Swami, quando egli risponde ad una preghiera. Inoltre, egli ha fatto un'altra importante dichiarazione. Ha detto, non voltatevi con tristezza e disperazione se Dio non risponde immediatamente alle vostre richieste. Continuate a pregare fino a quando non siete persuasi che Dio vi darà ciò che volete. Questo è ciò che è accaduto ad una famiglia il cui bambino ha continuato a chiedere e poi ottenuto ciò che voleva, e la stessa cosa dovrebbe essere la relazione tra voi e i vostri figli e tra voi e il Signore. La seconda parte della tua domanda è quale deve essere il modo giusto di pregare, e io ho chiesto, Swami, il tempo e le circostanze nelle quali dovremmo pregare è importante, perché la gente dice
che bisognerebbe essere tranquilli. E Swami ha detto: No, Islo, l'importante è che tu ti senta a tuo agio, tutto il resto non è necessario. Puoi pregare, Swami, anche in mezzo alla strada. Ah, scusate, non vorrei perdere troppo tempo. Qualcuno può fermarmi quando il tempo è finito? 5 minuti ancora, ok. Un'altra domanda? Sì, sono qui. Volevo chiederle, signor Islop, se lei ha mai chiesto a Swami riguardo alla natura profetica sugli eventi in corso nel mondo. E la seconda domanda è: lei ha mai parlato di un Baba non ha mai parlato di un suo probabile viaggio in America? Avete sentito? Hai sentito? Hai mai sentito questo? Ok, Swami non mi ha mai parlato degli eventi che potrebbero avvenire e ciò che ha detto riguardo la sua venuta in America non l'ha proprio menzionata, a parte che quando ero responsabile dell'organizzazione andavo agli incontri e la gente chiedeva un sacco di cose, spesso non avevo io la giusta risposta da dare e la volta dopo che tornai in India chiesi a Swami la risposta e dissi. Swami, alcune persone sono venute in America recentemente e hanno detto che tu hai dato un'intervista a un uomo, hai detto a quell'uomo che la Nuova Zelanda scomparirà sotto le acque e crolleranno ponti in Australia, che la California affonderà nell'Oceano Pacifico. E Swami disse: sono assolutamente delle sciocchezze, Hislop, non ho mai detto nulla di simile. Swami disse che accadranno eventi geologicamente ordinari, come terremoti e uragani e così via, ma la maggior parte di tutti questi eventi è causata dalla mancanza di azioni da parte degli uomini. Quindi, quando ascoltate una profezia detta da Swami, quella sarà una grande cosa che accadrà. Gli altri possono provare a indovinare una seconda volta. Ed io ho già chiesto in passato a Swami cose simili, almeno una dozzina di volte, e la sua risposta è stata: non ho mai detto nulla del genere. Ora, l'altra parte della domanda riguarda la sua venuta in America. Voi sapete, una volta eravamo sicuri che lui sarebbe venuto, diceva che sarebbe venuto e noi ricevemmo la sua approvazione per affittare alcuni palazzi dell'Università di San Diego. Quindi noi procedemmo a prendere in affitto quelle costruzioni, ma poi gli eventi cambiarono nella vita di Swami e lui cambiò idea e non venne in America. Quindi l'anno dopo, o 2 anni dopo, tornai a chiedere nuovamente a Swami: Swami, quando verrai in America? E la risposta fu: cosa? Non sanno loro che sono già stato lì, in America? E infatti negli ultimi 10 anni c'è stato un numero di storie in America nelle quali lui è apparso nelle case dei devoti a giocare con i bambini e cose così. Quindi lui è stato lì. Dottor Islop, lei ha detto che facendo delle buone azioni nella vita si può forse bruciare del karma cattivo. Swami le ha mai parlato o lei sa qualcosa riguardo ai bambini come principi che forse hanno acquisito delle abitudini sbagliate? Potrebbero essere influenzati dai discorsi delle loro famiglie ricche e come si può pregare per loro? Molte persone pregano per loro. Puoi spiegarci questa cosa? Vedete, riguardo ai bambini innocenti, sono successi molti disastri, non solo in America, ma anche in altre parti del mondo. Sono successe cose terribili. Tempo fa una signora col suo piccolo figlio venne a Prashanti Nilayam e il bambino aveva indosso parte della ricchezza familiare intorno al collo, come succede spesso nelle famiglie indiane.
Non portano le loro fortune in banca e quindi tengono tutto l'oro in famiglia. Quindi questo ragazzo stava indossando una collana d'oro di sua mamma e ad un certo punto arrivarono due ladri, presero la collana e per non farsi identificare gli cavarono gli occhi. E la madre venne piangente a chiedere aiuto e compassione a Swami. E Swami disse alla madre: questo tuo piccolo figlio in una sua vita precedente è stato un uomo molto molto crudele, che aveva cavato fuori gli occhi ad almeno una dozzina di persone durante il periodo della sua vita. Quindi Swami ora non vede questo ragazzo come tu lo vedi da madre, ma mentre il tempo passa e se questo ragazzo riflette e realizza che qualcosa di terribile è accaduto a lui e che anche lui a sua volta deve aver fatto qualcosa di orribile per meritare ciò che gli è accaduto, e inizia a sentire un sentimento vero di rimorso. Quindi se ci sarà questo genuino rimorso, allora Swami lo perdonerà e farà qualcosa per aiutarlo. Ecco, questo è ciò che è stato detto riguardo a ciò che accade anche ai bambini. Il risultato del karma, questo è il risultato del karma. Loro possono gridare di essere messi da parte dalle attività della vita sociale. Ma questo è il risultato del karma.